Mi chiamo Raimondo Pische, sono medico specialista in odontostomatologia. Mi occupo da ormai 25 anni di tossicologia in ambito odontoiatrico, legata soprattutto alle tematiche inerenti l'amalgama dentale, il mercurio, le problematiche comunque legate all'utilizzo di pratiche e materiali non perfettamente compatibili con l'omeostasi del corpo umano. Sono anche altrettanti anni quasi che sono in contatto con realtà che trattano di medicina integrata al fine di valutare nella maniera più corretta, serena e trasparente quello che è l'approccio che la medicina deve o perlomeno dovrebbe avere nei confronti delle persone che soffrono. Ecco, la mia esperienza professionale, ma soprattutto quella che ha determinato un cambiamento nei miei paradigmi professionali, è stata l'intossicazione da mercurio delle otturazioni in amalgama e aver indirizzato la mia attenzione in senso epigenetico per quanto riguarda l'approccio metodologico professionale ha sicuramente cambiato il mio modo di vedere e di interpretare il mio essere medico. Ecco, nel lungo percorso che ha visto una formazione in ambito della medicina funzionale, dell'omeopatia, dell'omotossicologia e quant'altro, perché credetemi è stato un percorso entusiasmante e sicuramente pericoloso, ho avuto modo di conoscere dei grandi amici, quelli che poi sono diventati grandi amici, come nel caso specifico Giorgio Terziani, che con le sue intuizioni, prima il self-food, poi l'S-Drive, che rappresenta quasi, la chiamerei, l'impronta digitale biofisica del nostro organismo e del rapporto energetico che lo stesso ha col mondo esterno, ha portato, attraverso queste sue intuizioni, ha portato un grande contributo di sviluppo verso tematiche che non sono soltanto quelle biochimiche, quelle legate perlomeno alla chimica in senso stretto. Ecco, lungi da me quindi, non sono neanche il tipo a parlare di piaggeria verso qualcuno, però mi fa estremamente piacere che ci sia chi si adopera per il bene delle persone e vedo che i risultati che sta ottenendo attraverso il suo sito, il Selbing italia.it, che io consiglio per la completezza del percorso che vi è descritto, dà sicuramente un'interpretazione anche a noi medici, non solo ai pazienti, più ampia, la possibilità di vedere l'approccio verso la terapia e in questo caso la diagnosi da un'angolatura che sia più imparziale possibile, perché non dipende più dalla valutazione personale o dalla preparazione accademica che ciascuno di noi ha avuto, ma semplicemente da una rilevazione di dati che oggettivamente non possono essere malinterpretati.